Ciao a tutti da Prime, quinta puntata della rubrica Le mie repliche. Questo è il mio quinto e ultimo fucile elettrico. Scatola abbastanza anonima, spugna. E questa, anzi, prima faccio vedere questi. Caricatore, si dice a banana, da 500 pallini, se non mi ricordo male, con rotellina sotto. Caricatore a tamburo da 2000 pallini. Si svita questa ghiera, si toglie il pezzettino e si apre sotto la classica rotella dei caricatori. Così. E questa è la replica che arriva con questo tappo rosso davanti che è sul suolo appoggiato perché incollato mi sarei arrabbiato. Allora, purtroppo ho dovuto fare questa modifica che è un pugno in un occhio perché la cinghia che arriva in dotazione purtroppo da una parte si è rotta e il modo più comodo per utilizzarlo era fare questa modifica qua che non è bella da vedere ma è utile, cioè funziona bene, che fa un po' di rumore però va bene. Allora, poi di questa replica mi piace particolarmente la parte anteriore, che è abbastanza aggressiva, con questo fine canna esterna tagliato fetta di salame. Qua di originale c'era una tacca di mira che io ho sostituito con una piccola slitta per montare i dot, ok? Che fucile che replica un'arma della seconda guerra mondiale, metterci un dot non è una grande idea, però stiamo facendo soft air e l'importante è fare soft air. Se devo fare reenactment, vado a fare reenactment, io non faccio reenactment. Perciò spero che nessuno si offenda. Allora, su questa replica la sicura è la leva d'armamento stessa, perché c'è una piccola levettina, questa va nera, una levetta, io sgancio la levetta e la leva d'armamento va avanti e in questo modo il fucile può sparare. Il fucile mi piace, questa marca è della Snowwolf, mi piace perché è scarrellante, fa un bel rumore quando scarrella. Già di scatola usciva a filo Joule. Strano per una replica di basso costo perché Snowwolf è una replica, non dico basso costo, ma comunque economica. Filo Joule, il gommino PAP lavorava veramente bene. Qua c'è la ghiera con lo PAP. Questo è il tuo sistema dello scarrellamento. Facci vedere che si apre in un attimo il fucile. Se intanto magari si incasasse un pallino, si va qua, si tira via in un attimo, è comodissimo. Faccio sentire il rumore, anzi, ma prima devo attaccare la batteria che si trova qua dietro, si apre vano, pulsantino dentro, si gira. Dentro qua c'è la batteria, però non sto a tirarla fuori perché è un po' un casino perché la batteria, non perché è un casino tirare via la batteria, perché ho messo una batteria io che è un po' un casino da tirare fuori. Una Nife 99 per far girare bene la replica. Adesso appena riesco ad attaccare il connettore, eccolo qua. Ha un fusibile tipo automobile che è un po' ingombrante, infatti fa storcere un po' il naso, però cavi argentati, perciò molto bene. La conformazione particolare del gearbox di questa replica, perché vedete che il gearbox è qua, perciò non può esserci un gearbox classico, ha fatto in modo di mettergli un grilletto, diciamo digitale, non di quelli meccanici con il cursore che va avanti dietro, perciò fa il click e perciò è molto veloce la risposta del grilletto. C'era dentro un pallino. Comunque, il selettore è questa levettina che c'è qua dietro, indietro va a raffica. La cosa bella di avere la sicura su qua è che c'è un meccanismo all'interno del gearbox che fa da sgancio molla del pistone. Perciò qua io vado, capita che a volte in raffica, quando non si hanno dei MOSFET che bloccano il motore nel punto giusto, eccetera, eccetera, vedendo la posizione della leva d'armamento vuol dire che il pistone è leggermente carico. Io vado a mettere in sicura, ve lo faccio sentire.
smollo il pistone, perciò torna a riposo. Perciò non rischio che magari la molla rimane compressa e si rovina. Perciò io magari anche durante il gioco vedo che si inceppa, tiro la leva al momento, il pistone si sgancia e io ritorno a sparare normalmente. Molto utile questa cosa, mi è già capitato magari sparando in singolo, magari schiaccio poco il caricatore, il caricamento è parziale e si blocca, io smollo il pistone e ricomincio a sparare senza problemi. Questa replica mi dà parecchie soddisfazioni perché è molto bella da sparare, poi anche una volta l'ho usata in boschivo, una replica che fa così tanto rumore, a volte fa tenere giù la testa degli avversari, ed è utile perché facendo soppressione con un coso del genere la gente non è che si alza, se sente sparare sta giù e allora i compagni si riescono a muovere. Non ho fatto particolari modifiche di performance interne, infatti la canna è ancora la sua, il motore è il suo. L'unica cosa che ho cambiato è stato il pistone, perché quando l'ho dovuto aprire perché avevo avuto un piccolo problemino ho messo un pistone con tutti i denti in metallo, così stavo sicuro. Per il resto ho cambiato, mi sembra, forse le boccole che erano in plastica, mi sembra, le ho messe in ottone, mi sembra, un acciaio forse, un acciaio auto lubrificante. Per il resto niente, beh, ovviamente non ho usato la sua batteria, ma ho usato la lipo, la life come ho detto prima. La regolazione dell'op-up, anche se senza stare lì a dividere il fucile, si tira dietro la leva armamento, si blocca, è qua sopra, perciò si regola in un attimo, regolazione molto precisa, sta lì, non si muove, perfetto, perciò anche magari quando il fucile è un po', quando lo usi, che è il gomino un po' duro, lo ammorbidisci, lo allarghi, ci spari un po', il gomino si ammorbidisce e poi fa la sua regolazione precisa e fila liscio. Altra cosa che non avevo detto, aprendo qua, sganciando qua, qua c'è una vite. Vite che una volta tolta rivela lo sgancio rapido della molla, comodissimo, ovvio. Non è che deve, come all'estero, che in certi campi hai la potenza a tot, in altri campi hai la potenza a tot. L'Italia è sempre un joule, perciò una volta che hai messo la molla da un joule, boh, sei a posto. Nel caso poi ti capitasse che la molla si rovina, si snerva e devi cambiarla, vai tra, tiri via in un attimo, richiudi, controlli col crono, se sei a posto, una volta richiuso, è tutto pronto. Boh. Per questa recensione abbiamo finito, grazie a tutti per essere venuti qui, se vi è piaciuto saluto pollicione, ve lo chiedo, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e alla prossima recensione.